Buongiorno ragazzi. Oggi lunedì, qua è Labor Day in America, è festa. E quindi anche oggi non vado a scuola. Domani inizio a studiare con Kaplan e sfrutterò la giornata di oggi per vedere Hollywood e l'Osservatorio, che sono due cose molto famose di Los Angeles. E oggi sto indossando questa maglietta che una volta era bianca e che adesso è rosa, come tutte le mie altre magliette che erano bianche. Per colazione mi mangio lo yogurt che ho comprato ieri a 7-Eleven, semi di girasole e banana. I semi di girasole non sono affatto male. È normale che lo yogurt sia così brutto? Penso che prima di andare a Hollywood passerò per Beverly Hills. Io pensavo fosse attaccato ad Hollywood, invece è un'ora a piedi da Hollywood, quindi poi riprenderò l'autobus. Portafoglio, documento, polarizzatore, batterie, tutto nello zaino, occhiali da sole, berretto magico. Quello è il mio autobus. Sono sul 720, ho speso $1.75. Dovrei essere arrivato a Beverly Hills, penso. Stanno passando una quantità di macchine di lusso che ormai non ha senso neanche più riprenderle. Adesso sono arrivato a Beverly Hills. Io però adesso non lo so che altro c'è da vedere a Beverly Hills. Ok, ho appena cercato su Google. Se una persona va a Beverly Hills è perché uno vuole fare shopping. Però a me non piace fare shopping. Altrimenti la gente viene qua perché vuole vedere le ville delle persone famose. Penso bisogna pagare un tour organizzato per andare. Oppure perché hai visto la serie Beverly Hills. Quindi penso che farò un secondo un salto a Sunset Boulevard e a Rodeo Drive. E poi me ne vado ad Hollywood. Rodeo Drive. E niente, questa è un'altra via con i grandi marchi tutti in fila uno dopo l'altro, dove tecnicamente non c'è niente di bello da vedere, però la via è molto un po' via del corso, diciamo. Comunque qua in California è pieno zeppo di Tesla. Comunque ragazzi, ormai è una mezz'oretta che cammino qua. Come mai nessun produttore televisivo mi si è avvicinato? Vabbè, l'area dello shopping non era al massimo. Vado a dare un'occhiata a Sunset Boulevard. Ok, penso di aver capito com'è la situa. Ok, il telefono non si vede, ve lo dico a parole. Praticamente io sono nell'area adesso con tutte quante le ville. E quest'area si trova fra Sunset Boulevard e Santa Monica Boulevard. E dato che sto andando a Sunset Boulevard, sto attraversando per dritto l'area con tutte quante le ville. Che però è vastissima, perché solo questa via è molto lunga, è da mezz'ora che sto camminando. E non è solo questa via, sono almeno altre 10 di vie così. Sono a Sunset Boulevard, però non c'è niente qua, evidentemente perché è un'altezza dove non c'è nulla. Sunset Boulevard è una via lunghissima, non ho la più pallida idea di dove sia la parte con le cose interessanti, ammesso che ci sia, che esista. Ragazzi, mi sa che aspetto l'autobus. Tanto qua non c'è nient'altro da vedere. E lei c'è anche la panchina. Sono solo due che mi dovrebbe portare ad Hollywood. Ancora a Sunset Boulevard, stavolta non all'altezza di Santa Monica ma all'altezza di Hollywood, e da quel lato ci dovrebbe essere Hollywood Boulevard. E siamo arrivati a Hollywood Boulevard e qua ci sono le stelle per terra, però non è bellissimo, ci sono i barboni. Sono un po' disorientato. Dov'è la parte di questa via che vedo nei film? Ho appena visto su Google dove sta la stella di Walt Disney, quindi ci sto andando per dare un senso a questa passeggiata. E poi devo assolutamente andare a mangiare e bere dell'acqua. Mi stavo quasi per fermare a mangiare. Non so perché sono entrato, esco subito. Secondo Google Map sono all'altezza della stella di Walt Disney, ma non la trovo. Forse è dall'altro lato della strada. Continuo a non trovare Walt Disney. Siamo vicini. Do you know where is the Walt Disney Star? What? I don't know. È
È da un'ora che sto cercando sto cavolo di Walt Disney. Vabbè, basta, il tempo per cercare è finito. Non ho capito perché non sono riuscito a vedere questo Walt Disney. Vado a mangiare là, cioè il primo posto che ho visto. Tra l'altro un rapper mi ha anche fermato dandomi questo disco, dicendomi è gratis, prendilo, te lo regalo. Io l'ho preso, poi sono venuti tutti gli altri rapper amici suoi e mi hanno detto $5, ok, e io gli ho dato $5. Era molto buono. Ora sono pieno e felice. Il burrito è costato $17, ma c'erano anche i nachos refill, e quindi ho refillato i miei nachos almeno 5 volte. Adesso il piano è quello di vedere il tramonto dall'osservatorio Griffith. Mi sono distratto e sono sceso 2 fermate dopo. Adesso prendo un Uber e mi faccio portare all'osservatorio. L'autobus non ti porta fino all'osservatorio, ti porta a 40 minuti di distanza. Galileo, Copernico, Newton, Keplero. Guardate un po', si vede anche la scritta Hollywood. Il sole sta là, dite che si vedrà il tramonto? Il tramonto fra un'ora, penso che valga la pena aspettare. Il sole si è liberato tutto insieme, meno male. Niente, non potevo essere più contento di così. Il cielo si è schiarito, le nuvole se ne sono andate. Ho visto un tramonto pazzesco. L'unica cosa, non mi sono accorto mentre facevo il timelapse che il gorilla pod si muoveva. Quindi ho voluto uno schifo. Tra l'altro, mentre facevo il mio timelapse sbagliato, sono passati almeno una ventina di italiani. Uno mi ha anche detto: ehi, ma sei uno youtuber? E io pensavo che mi avesse riconosciuto. E invece non sapeva chi fossi, semplicemente mi aveva visto parlare davanti alla camera. Sono appena salito sullo shuttle che ti porta da qua sopra fino alla metro rossa e costa solamente 50 centesimi. Io ho infilato $1, però non mi ha dato il resto. E il signore ha detto: ok, vai. Siamo arrivati. Metro rossa. Comunque la macchinetta, al posto di darmi un biglietto, mi ha dato proprio la tessera e l'ho pagata solamente $1 più il biglietto. Quindi probabilmente farò il biglietto settimanale domani o non so quando. Mi sa che ho preso l'autobus nella direzione sbagliata. È nella direzione sbagliata. Ho chiamato un Uber. Scherzavo, è arrivato l'autobus. Sono 40 minuti che sto in quest'autobus. L'autobus si è fermato qua. Anche se a me Google Map diceva che dovevo andare più avanti. Forse prendo Uber. Yeah, thank you very much. Passiamo subito alle spese di oggi. Oggi ho speso 1,75 per 3 volte che ho preso l'autobus, 17 di burrito, $5 di Uber sbagliato che non mi ha portato all'osservatorio perché diceva che era chiuso ma comunque ci poteva andare, altri $5 sempre dello stesso Uber però gli ho dato cash, $1 di shuttle per tornare, 2,75 di tessera metro, un altro $1,75 di autobus nella direzione sbagliata, $3 di Uber, che in totale fanno $37,25. Io me ne vado a Ninna. O meglio, prima monto il video e poi vado a Ninna perché domani mi devo svegliare presto e andare a scuola. Mi raccomando, commentate con quello che ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao.